Monica, lo Ciao. sai cosa mi sarebbe piaciuto? Che tu fossi venuta qui bambina a raccontare con la vocina un po' impaurita quello che ti era successo. Ma vedrai, questi ricordi sono così forti e presenti che sembra che il tempo non sia passato quando si racconta. Dimmi tutto quello che ti è Quello che mi passato, ricordo. quello che ti ricordi nei riguardi della Ma guerra e delle bombe. io sono molto legata molto legata come ricordo alla guerra, perché in fondo io devo ai bombardamenti la mia carriera. Ecco. Interamente. Vedi che da un male qualche volta viene fuori, anche da un terribile male come la guerra, anche un bene. Insomma, io da bambina sono nata a Roma, molto piccola, mio padre mi ha portato in Sicilia. Esattamente appena arrivata in Sicilia è scoppiata la guerra. È scoppiata la guerra e io ho la prima immagine della guerra è questa: un'enorme spiaggia bianca senza nessuno, un bellissimo mare in fondo. Mia madre, che è sempre coperta perché non ha mai preso il sole, con un enorme cappello bianco, tutta vestita di bianco, un grande ombrellone bianco, io che stavo accanto a lei, ci godevamo questa pace straordinaria, ed improvviso si sono sentite aerei, cose, eccetera. Io non ho capito, perché, ovviamente, come tutti i bambini, non mi rendevo conto di cosa stava accadendo. E mia madre è venuta fuori da questo ombrellone e ha cominciato a chiamare mio fratello, che scappava sempre. E io mi ricordo questa spiaggia e questa voce che diceva: Giorgio, 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 rispondi almeno! E lui scappava sempre. Dopo questo primo ricordo, proprio del primo allarme che ho sentito, mi ricordo i bombardamenti che noi bambini, io e i miei fratelli, aspettavamo come una manna, come la Befana. Perché se questa sera, se questa notte c'è il bombardamento, siamo a posto, noi scendiamo nel rifugio, incontriamo tutti i nostri amici e tutta la notte si gioca. Perché non c'era nessuno, tutti preoccupati, c'era la maschera, ma per noi la maschera antigas, tutto questo bombardamento con tutti sotto, tutti insieme del palazzo, era una festa che non hai idea, un'allegria, una gioia. Allora, però la cosa in Sicilia è durata molto, moltissimo. E mi ricordo che dopo un po' di volte abbiamo detto, beh, mio fratello ha detto qui bisogna organizzarsi subito. E costruì con un elemento dove avevano trasportato un divano, ha messo intorno una coperta, lui si è messo dietro, ha messo il fazzoletto qui, come tu sai bene, ha disegnato gli occhi e la bocca e abbiamo fatto i burattini. E io stavo dietro, facevo la voce di questi burattini. La gente si distraeva dalla guerra, dai bombardamenti, dagli urli, da questi rumori. Io sentivo questi rumori come un commento musicale quasi, come una cosa che non apparteneva assolutamente alla disperazione che c'era negli occhi dei grandi, ma che per me invece era un gioco. E da questi pupazzetti con gli occhi che mio fratello faceva e che io animavo, è venuta la mia professione. Perché la tale. Professione. Tale era la gioia di intrattenere gli altri, di distrarli dai dolori, di distrarli, di non farli pensare più a niente, di farli ridere per un secondo. Era talmente grande la gioia dentro di me che ho detto: io questa roba qui magari la potessi rifare. Sì. E poi a 14 anni sono proprio entrata in teatro e ho visto che si poteva distrarre la Ma gente tu, io ancora. ti conosco come abbastanza paurosa, Sì, fortissima, fragile, e paurosissima, paura. Quindi allora paurosissima. non hai mai avuto paura, non hai conosciuto la paura. No, perché ero incosciente, perché ero una bambina con i miei fratelli e perché no, veramente dalla Sicilia, ecco, dopo è cambiato. È cambiato perché dalla Sicilia siamo andati a Napoli. A Napoli era tutta un'altra cosa, infatti la nostra casa è stata distrutta, ma è stata distrutta fortunatamente mentre noi venivamo a Roma, completamente distrutta. E quello che mi ricordo di Napoli, e lì ho avuto molta paura, è che stavamo su una funicolare che andava, non so, in alto. A un certo punto, una mitraglia proprio sopra, allora ci hanno fatto uscire, ci hanno fatto mettere sotto alla funicolare. Cioè io stavo, mi ricordo, sdraiata tra le ruote, Ruote. tra le ruote, perché sopra mitragliavano, c'erano gli aerei, anche quello faceva paura, ma era ancora una mezza incoscienza. Poi Roma. Mi sono presa due bei bombardamenti di quelli grossi e lì ho cominciato a capire che la cosa era veramente spaventosa, spaventosa. Ma la mia fortuna è che non ho mai visto un uomo morire, una persona soffrire, un ferito. Questa evidentemente è stata una gran fortuna, perché se avessi quel ricordo lì forse veramente non l'avrei mai dimenticato e tutti i ricordi buoni sarebbero stati sepolti da questa orrenda
Immagino. Quindi te le sei rincorse però, ho visto, perché sei andata in Sicilia a beccarti la prima cosa, poi sei venuta a Napoli e me li sono beccati tutti. Poi dopo da Napoli a Roma addirittura. I tre famosi li ho presi. Però poi, non so, c'era. Poi ci sono state cose più gravi, come la malattia di mia madre, altre cose, e allora la guerra è andata via, è scivolata via come un ricordo pauroso per gli altri. È come se tu sei in una casa estranea, non so, perché quando i bambini vedono una cosa che non sanno che cos'è, la vedono, gli fa paura la paura degli altri, non la cosa in sé. Cioè io avevo paura, mi ricordo, il terrore degli occhi degli altri. Grazie. Grazie a te.